Wrestling Club. Robby, tu probabilmente stai dicendo: ma chi è questo qua? Sì, effettivamente me lo stavo chiedendo. Ma allora, la canzone in realtà non c'entra assolutamente niente. Lui però è Ugo Fagioli. Ok. Siccome questa sera si parla di proteine, cioè la canzone sulle proteine non te l'ho trovata, però sui fagioli c'era un artista e mi sembrava bello mettere lui. Grande, hai fatto l'aggancio, bravo. Roberto Pusinelli di Under Training, ciao, bentornato qui su Radio Cantù nello Spin Club. Fabio, grazie mille, ciao a tutti, buona serata. Roby, prima di parlare di proteine, cioè, ma tu quanta roba hai fatto quest'estate? Un sacco di gare e un po' di medaglie te le sei cuccate. Guarda, quest'estate è stata un'estate intensa e non è ancora finita, nel senso che state nelle ultime due settimane sono state veramente le più intense, perché ho fatto due campionati italiani, dove ho preso due medaglie, un terzo posto e un secondo posto, e per pochissimo non abbiamo sfiorato ancora la maglia azzurra a 40 anni. Porca miseria. Sì. Comunque sei una roccia, cioè, ricordiamo che Roberto Pusinelli, a parte che se lo vedete comunque non gli daresti mai, ma ciao, cioè, quanti anni hai precisamente tu, Roby? Proprio... Io ne ho 39, 40 a febbraio, quindi manca poco. Vabbè, insomma, ci avevo tempo per conquistarci qualcosa prima dei 40 anni? Ma guarda... Credo di sì, abbiamo ancora in ballo due o tre gare importanti e sai, rimango un po' caramantico, quindi non vado a dirvi di più. Ascolta, invece dici di più per quanto riguarda le proteine. Ho preso spunto da questo articolo che troviamo sulla magazine appunto di Under Training, che se andate appunto su undertraining.ch o sui portali social di Under Training e di Roberto Pusinelli potete anche scaricare gratuitamente, quindi potete leggerlo bene e con calma. Però c'è questo articolo che è intitolato Proteine animali o vegetali, quali sono meglio? Insomma, dici qualcosa. Ecco, questa è una domanda che mi pongono molto spesso e soprattutto in questo periodo dove si fa molta attenzione a quelle che sono appunto anche gli argomenti legati all'ambiente, al clima, e si sa molto bene che ad esempio la produzione di proteine animali comunque comporta un utilizzo massivo di tutte quelle che sono acqua, sfruttamento dei terreni e quant'altro, e certo, oltretutto procurano un grande inquinamento. Per questo motivo e per altri motivi, anche salutistici, si è cercato di andare un po' più verso le proteine vegetali, ma in realtà sono effettivamente una giusta, un'ottima soluzione a quello che sono i cambiamenti climatici e anche a quello che è il nostro fabbisogno di proteine durante la giornata. Diciamo che siamo andati a approfondire un po' questi studi e sicuramente ci possono essere dei benefici per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento, questa è una cosa molto importante, certo. E quindi la sostenibilità, e invece bisogna ancora capire bene se effettivamente possono sostituire le proteine di tipo animale. Questo semplicemente perché chi si allena in palestra, chi è uno sportivo come me, ecco, ha bisogno di un determinato quantitativo di amminoacidi essenziali. Noi nella nostra dieta introduciamo, il nostro corpo utilizza 20 amminoacidi e di questi 20 8/9 sono essenziali. Quindi se non li introduciamo con l'alimentazione non possiamo produrli, il nostro corpo non riesce a generarli da altre sostanze. Quindi vanno per forza assunti con l'alimentazione. Assolutamente sì, quindi devono essere assunti con l'alimentazione. E se non ci sono tutti questi amminoacidi essenziali, il rischio è quello di non riuscire ad andare ad esempio a costruire, a migliorare la nostra massa muscolare. Quindi se ci alleniamo tanto non recupereremo poi dall'allenamento e avremo difficoltà poi anche ad ottenere i risultati. Per questo motivo si è andato ad indagare appunto se le proteine vegetali potessero essere un buon sostituto di queste proteine invece di origine animale. Ci sono state tante ricerche che ci hanno aiutato a scoprire che cosa. Ad esempio che la soia può essere un ottimo sostituto. Io aggiungo qua però una cosa importante che non abbiamo inserito nell'articolo perché parlavamo di altro, che comunque la soia è un alimento che in grandi quantità, per lunghi periodi, attenzione, non presa una volta ogni tanto, è proestrogenica, cioè
va a mimare gli estrogeni, che sono gli ormoni tipicamente femminili, e quindi soprattutto nel maschietto, che sta costruendo magari un fisico magari anche molto mascolino, ovviamente non è molto producente, insomma. Esatto, è un po' controproducente, perché può far aumentare ad esempio il grasso nelle zone dove aumenta di più solitamente le donne, quelle del seno, quelle dei fianchi, e quindi può essere controproducente. Per dare comunque una alternativa, si è visto che unendo ad esempio due o tre tipologie di proteine vegetali, di alimenti vegetali, si riesce comunque a completare, a fare una proteina completa. Quindi ad esempio, se io vado a introdurre del riso e lo abbino ad esempio dei fagioli, diciamo dei fagioli con due G, riusciamo a creare una proteina completa che comunque ci permette di avere tutti gli aminoacidi essenziali, e quindi ci permette di migliorare, di costruire la nostra massa muscolare e di recuperare. Quindi il mio pranzo di oggi, riso e fagioli, è stato un pranzo completo di proteine. Esatto, esatto, vedi, esattamente. Vedi. Riso e fagioli è stato un pasto completo di proteine. L'unico problema di questo pasto è che se dobbiamo stare un attimo in restrizione calorica, quindi siamo in un periodo dove dobbiamo preservare la nostra massa muscolare, ma abbiamo bisogno di togliere un po' di calorie perché dobbiamo perdere qualche chiletto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti all'utilizzo delle proteine vegetali mischiate in questo modo, perché contengono un grande quantitativo di carboidrati e quindi anche tante calorie. Ho capito. Quindi dobbiamo cercare un po' di abbinarle in maniera corretta. Questo è più facile negli atleti, perché gli atleti consumano molte calorie durante la giornata. Quindi paradossalmente, per un atleta che si allena tutti i giorni, l'introduzione di un'alimentazione con proteine di tipo vegetale addirittura può essere una buona, anzi un'ottima alternativa. Come sempre, Roby, insomma, ci illumini perfettamente. Tu sei a conoscenza di alcuni atleti, diciamo, di quel livello, no? Che comunque tendono a spingere molto la crescita di massa muscolare, che siano completamente vegetariani o vegani? Cioè, ne conosci allora, qualcuno? Ci sono degli atleti di alto livello che sono vegani. Uh-huh. L'unica cosa è che, ad esempio, chi fa proprio grande massa muscolare, soprattutto nelle fasi di definizione, quando devono magari ridurre un po' il quantitativo di grasso e quindi devo ridurre anche il quantitativo di carboidrati introdotti in determinate fasi, e magari usano i supplementi, quindi magari usano gli integratori, tipo gli integratori delle proteine in polvere, e in quel caso lì ci sono degli ottimi mix di integratori di proteine in polvere che hanno un basso apporto di carboidrati e un buon apporto di proteine. Chiarissimo. Roby, grazie mille, come sempre, sempre molto chiaro. Tutte queste informazioni, ovviamente, come già anticipato, le potete trovare sul magazine, in parte, perché alcune ce le ha anche svelate appunto Roby, e tante altre informazioni, e comunque tutto ciò che riguarda alimentazione e forma fisica, seguite Roberto Pusinelli di Under Training, quindi cercate lui, cercate Under Training sui social e su undertraining.ch, tutte le altre canali anche di informazioni audio e video. Roby, ci ritroviamo settimana prossima, e appunto sì, qualsiasi altra domanda ovviamente sempre a disposizione, salvo allenamenti e gare. Esatto, salvo allenamenti e gare. Grazie mille, Roby. Grazie mille a te, Fabio, e buona serata a tutti. Mi raccomando, sempre in forma. Sempre in forma. Ciao, Roby. Ciao, buona serata. Ciao, 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 ciao. Buona serata. E ringraziamo appunto Roberto Pusinelli di Under Training, appunto undertraining.ch è il portale dove potete trovare tutti i canali anche di collegamento, sia social che direttamente con lui, undertraining.ch, e con tutte le informazioni utili per la vostra forma fisica e l'alimentazione. Spin Club, le idee girano in radio, su Radio Cantù.